la storia di persone che hanno paura di essere abbandonate e hanno paura di perdere e hanno difficoltà anche a riconquistare altre persone. In mezzo c'è una ragazzina che le somma tutte queste paure e allo stesso tempo però è anche un grandissimo esempio di resilienza e di capacità di adattarsi a tante mancanze che pongono gli adulti. No, dal punto di vista attoriale no, c'è stato un giudizio da lettrice. All'inizio non comprendevo bene la scelta di queste due donne, delle due madri, la naturale e quella adottiva, insomma. Poi quando ho avuto in realtà la possibilità di lavorarci e di farlo diventare carne, questo personaggio, ho capito che il giudizio era totalmente scomparso. Avevo paura in realtà di tante altre cose che quel libro e quella sceneggiatura mi stavano donando. Poi mi sono immersa in questi silenzi, in questa mancanza, in questa. No, 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 lei non ha proprio un alfabeto amoroso, non sa proprio l'ABC, e quindi non l'ho giudicata, tutt'altro. Poi se giudichi un personaggio mentre lo interpreti, è la fine, è la fine.